Buongiorno, oggi siamo qui con Diana De Marchi, candidata al Consiglio regionale della Lombardia, rappresentante del Partito Democratico, con Ambrosoli presidente. Noi abbiamo conosciuto Diana perché ha sostenuto alcuni anni fa con passione la nostra proposta di riforma strutturale per la danza contemporanea a Milano, quella che si chiamava Più Danza per Tutti. Oggi noi vogliamo capire da te, che ci conosciamo da lungo tempo, perché hai deciso di inserire la cultura nei temi delle tue proposte. Beh, innanzitutto perché sono un insegnante e quindi ritengo importante che ci sia la possibilità di sollecitare le curiosità dei ragazzi e delle ragazze con tutte le forme artistiche e culturali per scoprire i loro talenti. Talenti che spesso possono essere legati a linguaggi espressivi diversi da quelli delle materie curricolari tradizionali. E per questo penso che anche una formazione adeguata per questi ragazzi e per queste ragazze, e quindi qualificata per chi vuole diventare un artista, sia importante, perché sono da considerare professionisti veri e come tali quindi formati e riconosciuti e valorizzati. Allora, abbiamo letto sul tuo sito le tue proposte. Siccome mi hai detto che comunque sono solo un accenno e saranno integrate, se già che sei qua vuoi dirci qualche cosa, ci fa piacere. Sì, e nel sito abbiamo dato dei punti chiave, appunto la cultura, per esempio, come uno degli elementi che noi sosteniamo fortemente. E quindi volevamo con questo sottolineare che la cultura va vista come investimento sia sociale che economico per la nostra regione. Però poi l'idea è quella di partire da lì ed ampliare e integrare questa priorità, proprio perché la realtà della nostra regione lombarda è piena di piccole associazioni, di piccole compagnie, di piccole strutture alle quali dobbiamo dare più visibilità. E quindi l'idea è quella di costruire poi un progetto per rendere più visibili e sostenere tutte queste piccole realtà, metterle in rete. Consolidate, questo appunto non facilita quello di cui tu parlavi adesso. Certo. E quindi c'è una grande difficoltà per chi inizia, quindi certo, per i giovani e per nel nostro territorio. Certo. Quindi diciamo, forse, non so se tu, come noi speriamo, verrai eletta, eccetera, se vuoi vorresti occuparti di questa questione. Assolutamente sì, questo è un tema che i giovani li coinvolge in vari ambiti, anche in quello artistico-culturale, perché quello che noi dobbiamo cercare di fare è di lavorare perché le innovazioni e le piccole realtà, quindi le start-up, tutte le possibilità che si possono dare ai ragazzi vengano sostenute, perché su questo possiamo costruire un modello di sviluppo diverso anche nella nostra regione. E per questo credo che, in mancanza di risorse, che purtroppo è quello che sta avvenendo, sia importante lavorare perché ci sia una facilitazione di queste realtà piccole, perché possano usufruire per esempio dei finanziamenti europei, quindi che la regione si faccia da tramite per aiutarli a costruire progetti che possano poi partecipare a questi bandi europei ed essere finanziati, perché dei finanziamenti europei purtroppo noi usiamo una piccolissima parte, quindi quella potrebbe essere anche un'occasione per trovare risorse. Noi, se, come speriamo appunto, come ho detto prima, verrai eletta, continueremo anche a sollecitarti riguardo alla danza contemporanea, certo, che come sai è nella nostra regione veramente trascurata, è una delle regioni d'Italia in cui è più trascurata. Certo. E appunto vogliamo capire qual è la tua passione per questa... Io ho incontrato la danza contemporanea grazie a te qualche anno fa e quindi effettivamente ho potuto proprio vedere e capire quanto sia espressione di un linguaggio artistico davvero innovativo e che più di altri poi riesce a testimoniare quello che in questo momento sta avvenendo. Quindi io credo che sia importante mantenerlo proprio come memoria del presente, come del resto tutta l'arte contemporanea. Allora, credo che per sostenerla bisogna fare in modo che questa diventi proprio una scelta politica della regione e che quindi si possa orientare l'investimento della regione anche in progetti culturali, proprio perché questa deve essere la parte di sviluppo diverso che però ci permette
di ampliare l'offerta sia formativa che occupazionale per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze, e quindi restare legati al territorio, mettere a sistema quello che esiste e fare in modo che abbia più sostegno e più sviluppo, quindi rendendolo visibile, e in questo modo si può creare anche un ambito di lavoro e di successo diverso, che permette ai ragazzi di esprimersi in modi che non sono quelli tradizionali, e a questo paese di valorizzare tutti i patrimoni che possiede, ma che sono spesso purtroppo sconosciuti. Va bene, adesso noi ci salutiamo, ti facciamo tanto in bocca al lupo e a presto.